me è soltanto una ladra. Non ritirerò la denuncia. Guardami bene, mi riconosci? Sono Patrizia Lara Portillo. Sono la figlia dell'uomo che tu hai ucciso. Ti ho aspettato per 30 lunghi anni, Aristide Pignango. Ti sentivi al sicuro? Credevi che nessuno ti avrebbe fatto pagare questa cambiale. Come ti chiami? Chiara. Chiara come? Albornoz. Albornoz e poi? Solamente Albornoz. Figlia naturale? Non lo so. Tu non sai chi siano tuo padre e tua madre? No, non lo so. Io vivo all'orfanotrofio. E il cognome Albornoz? La mia madrina si chiama così. Chi è la tua madrina? Suor Giovanna. Come una suora? Per favore, si metta subito in contatto con quell'orfanotrofio, agente. E dica a quella suora di venire qui immediatamente. Ma come, ingegnere? Non mi dica che ha intenzione di starla ancora ad ascoltare. È soltanto una ladruncola. Per favore, faccia venire la suora. Adesso arrivano i regali per voi! Adesso un'altra sorpresa! Smetta di dire che la mia bambina è una ladra, ha capito? Ma si può dire che è stata colta in flagrante. È stata lei stessa ad ammettere di aver preso i soldi da quel portafogli. Io il portafogli l'ho trovato per strada. Non l'ho preso dalla tasca del signore. Però hai preso i soldi che c'erano dentro, me li hai rubati. E il biglietto? Nel biglietto non le spiegava che non si trattava di un furto, ma solo di un prestito? Sorella, se fosse così facile, tutti rapinerebbero le banche lasciando semplicemente un biglietto. Lei perlomeno ha lasciato qualcosa. Mentre voi ricchi, cosa lasciate alla povera gente? Niente. Sorella, porti più rispetto, altrimenti dovrò arrestare Bravo, anche lei. Ci provi, su. Ma che altro vuole da me? Non le ho già restituito il suo portafogli con tutti i soldi e tutti i documenti. Che altro vuole da me? Signora Santa Maria, le siamo immensamente grati per tutto quello che... Io adoro i bambini. E lo sa dimostrare. Come diceva il poeta Longfellow, un figlio è la seconda possibilità che la vita dà a un essere umano. Ma tanta generosità con il proprio denaro non è una cosa comune. Oh, per favore. Questo ospedale non le sarà mai abbastanza grato. I bambini mi ripagano
con il loro sorriso innocente, con la gioia pura dei loro cuori. Scusatemi, ora vado a cambiarmi. Prego, signora, prego. Che donna, che cuore generoso. È vero, è incredibile. È davvero una donna unica. Eh sì. Non ce n'è un'altra come lei. Hai ragione. Mi ascolti, signore. Ho allevato io questa ragazza. Lei vive con me da quando era piccola. E le giuro, su quanto c'è di più sacro al mondo, che non esiste una creatura più onesta di lei. Quello che è successo è certamente dovuto a un attimo di sbandamento, a un errore. E in fin dei conti, signore, lei non ha perso nulla. Va bene, le credo. Credo all'onestà della signorina. Non si faccia commuovere, ingegnere. Agente, voglio ritirare la denuncia. Che succede se lo faccio? Niente. Non succede proprio niente. Lei così ci lega le mani. Dovrò rilasciare questa ladruncola. Ma stia sicuro che finirà per tornare di nuovo qui. Io non tornerò più qui. Non vi voglio mai più vedere in vita mia. Allora andiamo. Patrizia, vieni, accomodati. Come stai? Salve, Andrea. Come va? Ti ho fatto chiamare perché voglio che ascolti quello di cui sto per parlare con il mio avvocato, Ernesto Orsuare. Siedi. Ah, d'accordo. Prego. Vi ascolto. Come voi ben sapete, gli interessi di questa famiglia sono in espansione e si tratta di cose importanti. Non stiamo parlando di piccoli affari, di investimenti di pochi centesimi. Di conseguenza, ecco, un patrimonio così consistente per consolidarsi ha bisogno di un ottimo dirigente, come è sempre stato finora. E benché io non mi consideri ancora né vecchio, né fuori servizio, né mi senta stanco di lavorare, sarebbe molto stupido da parte mia se non cominciassi a riflettere su chi potrebbe essere il mio successore. E hai già pensato a qualcuno? Sì, certo che ci ho pensato. E ho scelto mio nipote Marcello. Tu stavi fuggendo da qui, Chiara. Questo non ha alcuna spiegazione, è un gesto imperdonabile. No, no, io non stavo fuggendo. E la valigia? Ecco, è che io volevo solo fare una passeggiata. Una passeggiata dove? A Caracas. Che assurdità, Caracas è lontana 700 chilometri. Che volevi fare lì? Non credo una passeggiata. Cercare in Santa Maria. Perché insisti con questa storia? Non dirmi che credi davvero a quello che ti ha detto padre Antonio. Mi sembra di capire che la signorina è molto nervosa. Vorrei invitarla a uscire a bere qualcosa con me. In fondo credo che sia un mio diritto avere qualche spiegazione su quello che ha fatto. Mi dispiace, ma io non la conosco. Mi chiamo Luca Velandro. Luca Velandro? Conosce il mio nome? Beh, sì, certo, l'ho letto sui giornali. Io vorrei andare con il signore. Perché ho sete. Allora andiamo. Non si preoccupi, suor Giovanna. Gliela riporto presto. Prego. Portati una giacca. No, sto bene così. Fa molto caldo. Andiamo. Però c'è tanto vento. Potresti prendere freddo. La tua è un'ottima idea, ma non ti sembra un po' giovane? Sì, tesoro, hai ragione, è giovane, ma è per questo che ho invitato qui suo padre. Dobbiamo parlare con calma e trovare una formula per far sì che lui si assuma le responsabilità di tutti i miei affari, finché il ragazzo non sarà in condizione di prendere l'azienda nelle sue mani. Io credo però che avresti dovuto pensare anche ai figli di Patrizia, che sono come figli tuoi. Ci ho pensato, ma ho deciso di tenerli fuori. Luca non è capace, in lui non vedo nessuna predisposizione a dirigere l'azienda e nemmeno l'interesse. In quanto a Emilio... Beh, Emilio non mi piace. Amore mio, io credo che potresti dargli una possibilità. Non ho nessuna intenzione di farlo, mi dispiace, ma sai benissimo come la penso. Allora siamo d'accordo, preparerò i documenti come lei desidera, signor Ivano. Sì, sì, Ernesto, grazie, prepara tutto per bene. Non è il caso che ti affretti, ma non perdere neanche tempo.
Qual è la tua opinione, Patrizia? Lo sai che ho sempre tenuto in grande considerazione i tuoi consigli. E io credo molto nel tuo intuito. Quello che fai per me è ben fatto. E poi sono tua moglie. E non posso che sostenere le tue decisioni. Permettete che vi dica una cosa. Io sono sempre più innamorato di questa signora. È vero, io stavo fuggendo, ma non mi bastavano i soldi per arrivare fino a Caracas. Poi ho trovato il suo portafogli e mi è sembrato un miracolo. E perché vuoi andare a Caracas? Per cercare la mia famiglia. Il fatto è che mi hanno detto che loro hanno molto denaro. Io voglio chiedere un prestito per l'orfanotrofio. Ormai non abbiamo quasi più niente da dare da mangiare ai bambini. E qual è la tua famiglia? I Santa Maria. In Santa Maria non sono molti. Perché pensi che siano la tua famiglia? Perché me lo ha detto padre Antonio. Antonio Oliver? Sì, lui lo conosce. Sì, certamente. E come mai lo conosce? Beh, perché io sono un Santa Maria. Lo sapevo. Imbecille! L'ho sentito per radio. Che cosa? Della tragica morte di Aristide Pignango. Di 5 ne hai eliminato uno, te ne mancano 4. Non so di cosa stai parlando e non mi interessa. È arrivato Emilio? Sì, è fuori che aspetta. Fallo passare. Eccomi qui. Perché tutta questa urgenza? Quell'imbecille Divano vuole nominare erede suo nipote Marcello. Mia madre si chiama Patrizia Lara Portillo in Santa Maria. Sposata in seconde nozze con Ivano Santa Maria, che è il mio patrigno. Allora, mi porti a Caracas con lei. Ehi, ragazzo. Agli ordini, signore. Dammi uno di questi peluche. Questo è il più bello. Ecco a lei. Quanto costa? 500. 400 e non se ne parli più. Va bene, d'accordo. Tieni. Ecco, è per te. Perché si è disturbato? Non ti piace? Sì, è bellissimo. È la prima volta che ne ricevo uno. Allora, mi stavi chiedendo di portarti con me a Caracas. Per me va bene, non ho nulla in contrario. Ma se quello che desideri è vedere la mia famiglia, è inutile andare fino laggiù. Perché? Perché mio padre e mia madre sono a Curaçao. La casa di Caracas in questo periodo è vuota, loro sono andati in vacanza. Però proprio questo pomeriggio io partirò per Curaçao con lo yacht di alcuni amici. Se vuoi, puoi venire anche tu. Potresti vedere i miei e parlare con loro. Non lo so. Non credo, non mi sembra corretto. E quale sarebbe la differenza tra Caracas e Curaçao? Scusami, non capisco. E poi tu non stavi già fuggendo?
Io devo assolutamente riuscire a parlare con la sua famiglia. E allora spiegami qual è il tuo problema. Mi pare un'ottima occasione per incontrarli da soli. Puoi vederli, parlare con loro, chiedere tutto quello che ti serve per l'orfanotrofio. E comunque, io sono un cavaliere. Vedrai, non ti mangerò. Io sono una ragazza per bene. E io sono un gentiluomo che sa rispettare una donna. Allora? Vogliamo andare a Curaçao? Io me lo sentivo! Te l'ho già detto e te lo ripeto. Ivano farà quello che voglio io. In quanto ad Andrea, tu devi fare tutto quello che puoi per mortificarlo, irritarlo, finché lui non esploderà e andrà via di qui. Marcello, invece, è un buono. E ai buoni fa piacere ricevere amore. E tu gli darai amore finché non arriverà il suo momento. Però io non ho vestiti per viaggiare. E allora nemmeno io ne ho molti. Li compreremo a Curaçao, non ti devi preoccupare di questo. Ma io non ho neanche i soldi. Te li presto io. Quando avrai parlato con i Santa Maria e avrai risolto le tue faccende, me li restituirai, d'accordo? Lei è sicuro che siano a Curaçao? Ma insomma, Chiara, ti ho già detto di sì. Fidati di me, non sono un bugiardo. Aspettami qui, pago l'albergo e torno subito. Ma ho tanto bisogno di vedere Santa Maria. Ma scusa, Luca, ci tenevo tanto ad andare con te a Curaçao. Mi dispiace, ma che cosa vuoi che faccia, eh? Stefano ha avuto un problema e mi ha chiesto di aiutarlo. E io che cosa faccio? Tu torni a Caracas. Ti raggiungerò tra un paio di giorni. Vedrai, ci saranno altre occasioni per fare questo viaggio, Eliana. Accidenti. Sono proprio sfortunata. Ogni volta che organizzo qualcosa insieme a te non riesco mai a realizzarla. Senti, tesoro, perché non parli con Stefano? Digli che non puoi. Digli che ci lasci in pace. I veri amici si riconoscono nei momenti di difficoltà e lui adesso ha bisogno di me. Perché non cerchi di capirmi, Eliana? È sì o sì, credimi, non ci sono alternative possibili. Denaro ne hai? Lo sai che ne ho. Allora ci vediamo a Caracas tra due giorni. Luca. Eh? Non mi dai un bacio? Ah, sì. Ciao. La signora Eliana è partita. Le ho chiamato io stesso il taxi per andare all'aeroporto. Bravo ragazzo. Stai imparando a guadagnarti da vivere. Vieni. Grazie, signore. Figurati. Beh, sei ancora in tempo. Se ti sei pentita e non vuoi venire... No, non sono affatto pentita. Non voglio tirarmi indietro. Ho un gran bisogno di vedere la sua famiglia. Io le sono molto grata. A me? Beh, certo, lei mi ha aiutata e sta affrontando delle spese. Inoltre mi ha salvata dalla polizia. Non è nulla. Andiamo. Hai mai pensato di toglierti gli occhiali?
o di scioglierti i capelli. Mi sembra che tu sia molto bella. Il fatto è che se me li tolgo cado, non vedo niente. Credo che io e te diventeremo ottimi amici. Sì, speriamo di sì. Sì. Ti piace? Sì, è bellissimo. Questo coniglio saprà nuotare. No, vediamo un po', dammelo. No, dammelo. No. E va bene, tieni. Me lo ha fatto spaventare, poverino. Vede come la sta guardando. Sei proprio una bambina. C'è qualcosa di male? No, al contrario. Mi piace moltissimo. Ah, Dio mio, dove sarà finita quella ragazza? È uscita per andare a bere una bibita e ora è quasi notte e non è ancora tornata. Con chi è andata? Con l'ingegner Velandro. Luca Velandro. E quel signore potrebbe farle del male? Molto. Molto male. Andremo subito a trovare la sua famiglia. Ci andremo domani. Prima dobbiamo comprare dei vestiti. Perché? Forse sto male così? No, sei bellissima. Ma vedi, il fatto è che la mia famiglia è un po' snob. No, lei non ha motivo di spendere i suoi soldi per me. Inoltre io non mi vergogno di essere povera. Ma a me piace fare come Pigmalione. Pigmalione? Era un uomo che scoprì la bellezza di una donna là dove gli altri non la vedevano. Adesso sì che mi sembra un bell'uomo. Perché dici così? Perché non la vedo. Ma che spiritosa. Quando vuoi sai essere pungente. Si è arrabbiato? No. Credimi, è molto difficile arrabbiarsi con te, Chiara. Lascia stare, ci penso io. Mi si è rimesso in ordine il mondo. E io torno a essere brutto. Mi scusi, ma io questo non l'ho mai detto. La prego, non mi chieda nient'altro, Suor Teresa. Mi scusi, ma lei mi ha detto che il signor Velandro potrebbe fare molto male a Chiara. Perché? Semplicemente perché lui è un Santa Maria. E dai Santa Maria non potrà mai venire niente di buono per Chiara. Niente di buono. E se stasera non ritorna, domani mattina andrò subito a Caracas a cercarla personalmente. Pronto? È l'ingegner Velandro? Sì. Le passo il numero di Caracas che mi ha chiesto. Ah, molto bene, grazie. Pronto? Sono io, Luca. Eliana? Dove sei? A Coro. Ah, a Coro.
Mi fa piacere. Hai viaggiato bene? Sì. Come stai? Lo sai che io mi annoio da morire senza di te. La linea è disturbata. Volevo dirti solo che va tutto bene. Io ho molto lavoro da sbrigare, c'è ancora un problema, ma lo risolveremo. Ciao, a presto, tesoro. Ciao. Pronto? Ciao, Chiara, sono io. Allora, sei pronta per scendere? Io non ho i vestiti adatti. Ah, di questo non ti devi preoccupare. Ceneremo qui in albergo. Va bene. Ciao. Cincin. Cincin? Voglio fare un brindisi con te. Dobbiamo far toccare i nostri bicchieri. Non così forte, Chiara. Scusi, mi dispiace. È che io sono molto impacciata. Va bene, non preoccuparti. Sa una cosa, nessuno mi ha mai... Nessuno ti ha mai invitata a cena? Io... Stavo pensando... Se lei non fosse per caso mio parente. No. Se tu sei una Santa Maria, non sei mia parente. Io sono figlio di Michele Velandro, il primo marito di mia madre. Poi lei si è risposata con Ivano Santa Maria, che io considero come un padre. E tu, chi sono i tuoi genitori, Chiara? Non lo so. Suor Giovanna dice che sono morti in un incidente. E così io sono stata portata all'orfanotrofio. E nessuno si è mai occupato di te? Le suore. Loro mi sono sempre state vicino, mi hanno fatto da genitori. Però io darei qualsiasi cosa per conoscere mio padre e mia madre.
Tu sembri un personaggio uscito da una favola. Tu non esisti. Non puoi essere vera. Siamo alle soglie del ventunesimo secolo. Io non sono una ragazza anormale. No, non mi riferisco a questo, Chiara. Al contrario, mi sembri una donna molto intelligente. Però sei una specie di anacronismo. Sei timida, sei ingenua, cresciuta in un orfanotrofio. Tu non sei niente di questo mondo corrotto. Sembra che tu sia appena arrivata qui da un altro secolo sulla macchina del tempo. La povertà... Non è affatto al di fuori del mondo. È l'abbandono che crea un senso di irrealtà per coloro che godono della libertà che dà loro il denaro. Che cosa ne sa la rondine della tartaruga? Che si direbbero se si incontrassero? Sarebbero degli estranei. Come lei e me. Ma non per questo lei ha il diritto di sentirsi più reale di me. Né migliore di me. Senta, Io voglio diventare una donna di oggi. E quando io raggiungerò questa meta, io sarò capace di sfruttare anche tutte le belle cose che Dio ha dato agli uomini. Perché nella mia vita nulla mi è stato regalato. Tutto mi è costato molto caro. Accidenti, Chiara. Sei riuscita a commuovermi. Mi hai messo capo. Che cosa ne diresti se per riprenderci bevessimo un altro bicchiere di vino? Così, brava, sorridi. Hai capito, Charlie? Quello che devi dire è che i miei genitori erano qui, ma hanno deciso di partire all'improvviso. Per le Bahamas, Barbados, dove ti pare? Lei verrà qui con quella ragazza? Certamente. Io le ho detto che i miei genitori erano in vacanza nella casa al mare. Come ha detto che si chiama? Si chiama Chiara. D'accordo, non si preoccupi. Sì, le dirò che sono partiti. Signora, questi fiori sono per lei. Per me? Sì, per lei. Grazie. Di niente.
incontrato. Ah, che piacere vederti. Non capita spesso di avere la mia cara sorella qui a Caracas. Sapessi come sono felice che tu sia qui. Sei sempre nelle mie preghiere. Grazie. Ogni giorno. Sempre. Ti ricordi di Chiara? Sì. La bambina che ti affidai. Ormai è diventata una donna. E vuole sapere delle cose che potrebbero essere pericolose. Sei venuto a parlarmi di lei? No, non sono qui per questo. Sono venuta a cercarla. È qui a Caracas. A Caracas? È venuta per incontrare i Santa Maria. Cosa dite dei Santa Maria? È stato lei a mandarmi questi fiori? Voglio svelarti un segreto. Stamattina, molto presto, nella mia camera si è presentato l'arcangelo Gabriele. Aveva le ali e una veste azzurra ed era circondato da un alone rosa. E mi ha detto che gli era giunta voce che un angelo che era caduto da una nuvola si trovava qui in visita a Curaçao insieme a me. E che l'unico modo che abbiamo per far sorridere gli angeli è quello di circondarli di rose. Per questo te le ho mandate. A quanto pare non sono l'unica persona fuori del tempo qui. Perché anche questa favoletta sembra proprio del secolo scorso. Io odio le donne troppo intelligenti. Non eravamo d'accordo che tu eri Cenerentola e io il principe azzurro? Perché invece... perché non proviamo a fare come due buoni amici e ce ne andiamo insieme a fare colazione? Mi scusi, ma io ho fame. Ma come? A me risulta che gli angeli mangino solamente i petali delle rose. Sì, ma come contorno aggiungono sempre il prosciutto e le uova. Beh... e che cosa te lo fa pensare? Il fatto che padre Antonio le ha detto che appartiene a una famiglia molto ricca e che il suo cognome è Santa Maria. E visto che padre Antonio è il cappellano di quella famiglia, beh, 2 più 2 fanno 4. Ed è venuta qui con padre Antonio? No, con l'ingegner Velandro. Prendiamo anche questo. No. Uno è più che sufficiente. Questi sono tre. Mancano la borsa e le scarpe. Mi scusi, questo quanto costa? Aspetti un momento. Questo vestito... 1200. Ma non è troppo? No, ma scherza. In questo periodo i prezzi sono ribassati, sono un vero affare. E tutto insieme quant'è? Dunque, vediamo. In totale 39.760. No. Senta, io questo lo restituisco. Costa troppo. Lo riprenda, non lo voglio. Guarda. Ma per chi è quello? Per te. Ma no, è troppo piccolo. Vuoi farti il bagno con un camicione? È che... con quello mi sentirei in imbarazzo. Hai forse le gambe storte? No, io non ho affatto le gambe storte. Allora andiamo a cercare un camicione della nonna, che starà benissimo, vedrai. Non faccia così. Non vede che suo marito vuole solo accontentarla? No, non è mio marito. E questo? Ti piace questo? No. Basta ora. Perché no? È bello. No, sul serio, sì. No. Io non voglio nient'altro, basta. No. Manca la biancheria intima. Ah. No, quella non può comprarla lei, non sta bene. Va bene, allora va con lei. Sì, no, certo, va tu, sì. Comprala tu, forza, no. Io ti aspetto qui. Venga con me. Vai, Chiara. Le mostro gli ultimi modelli. Venga con me, da questa parte. E così consegnai a mia sorella sia la bambina che i soldi. Mi trovavo tra l'incudine e il martello, ero disperata. In quel momento sarei stata capace di fare qualsiasi cosa, tutto. Ma non potevo ucciderla, Abbassa la voce, imbecille! Signori, fate il vostro gioco. Bien va plus.
Grazie. Che sfortuna. Signor Velandro? Sì. La signora l'attende. No, la ringrazio. A dopo. Luca, mi aiuti lei? Perché io non vedo niente. Sei la donna più bella che abbia mai visto nella mia vita. Andiamo piano perché con queste scarpe non riesco a camminare molto in fretta. Faremo tutto quello che vuoi. A me basta soltanto averti accanto. E perché non me l'hai detto immediatamente? Perché tu non c'eri, sei appena arrivata. Ti rendi conto che gli errori del passato potrebbero costarci carissimi? Tu sei la sola responsabile perché avevo affidato tutto a te e tu hai fallito. E ora devi morire. Non possiamo permettere a nessuno di sapere che quella specie di rifiuto umano è la figlia di Ivano Santamaria.